perito lo definisce un quadro molto complesso. Attualmente il soggetto viene definito pericoloso e di conseguenza dovrebbe essere scarcerato e portato in una struttura appropriata. È questo il quadro drammatico che emerge dagli incontri con lo specialista Bilal Amial, il 38enne bengalese che lo scorso aprile all'interno di una villetta di Levane prima aggredì il figlio e poi uccise la sua bimba di 3 anni. È stato infatti sottoposto a perizia psichiatrica come disposto dal GIP del Tribunale di Arezzo. È perito del Tribunale ha dichiarato il mio assistito incapace di intendere e di volere sia al momento del fatto che attualmente in questo momento. Quella mattina del 21 aprile, quando l'uomo rimase solo in casa con i suoi 2 bimbi, la situazione sarebbe già stata molto complessa. Aveva trascorso una notte insonne ed ha confusamente raccontato di aver sentito delle voci in testa. A pesare anche l'emergenza Covid, l'uomo cassa integrato temeva infatti di perdere il lavoro e di non essere in grado di mantenere la sua famiglia. Diciamo che dalle testimonianze di altri soggetti il mio assistito era da un po' di giorni che soffriva di mal di testa e di pressione alta. Dal giorno dell'omicidio il 38enne sarebbe rimasto in stato confusionale, non ricorderebbe nulla, nemmeno che la sua bambina non c'è più. È un aspetto che probabilmente è stato rimosso, comunque lui non si rende conto neanche del motivo per il quale sta in carcere. Per l'uomo, ritenuto socialmente pericoloso se non curato adeguatamente, il tribunale sta cercando un posto in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ma al momento non ci sarebbe disponibilità e il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela e dalla minorata difesa per la morte della figlia e di tentato omicidio per l'aggressione al figlio, resterà così a Sollicciano. Le REMS sostanzialmente tendono ad evidenziare il rapporto curativo, cioè nel senso il soggetto che è socialmente pericoloso ma che ha dei problemi psichiatrici, nelle REMS viene curato in modo appropriato, quindi tendenzialmente la struttura REMS dovrebbe favorire la cura del soggetto. In carcere tuttora viene curato perché lo stesso perito del tribunale dice che le cure sono adeguate, però la normativa dice che dovrebbe avere delle cure ancora più specializzate.